Buongiorno, buonasera, ciao a tutti. Oggi questo è ok, the fourth episode of the Learning Italian series. Ok. E oggi sono molto stanco, stanchissimo. Sono tutto il giorno fuori dall'ufficio. Vado dall'ufficio all'ufficio per richiedere documenti per fare permesso di soggiorno. Sto pomeriggio ho aspettato nell'unione per 3 ore per il mio turno. Mamma mia. Adesso sono stanchissimo, ma dobbiamo fare questo. Lezioni. Devo fare cosa devo fare. Quindi non perdere un giorno per studiare. Ok, oggi siamo qua 1.2.4, articolo slow food. Vogliamo essere i guardiani del gusto. Allora, io leggo pianissimo perché sono stanco e non so se faccio questi esercizio, forse no. Devo ancora cucinare. Vabbè, leggo io una volta e basta. E ci vediamo la prossima volta domani. Allora, cominciamo. L'alimento, food, ambientale, environmental, l'associato, associate, la cioccolà, la ciociola, snail, ciociola. Il cibo, nourishment, cibo is food, comportare, to entail, consapevole, aware, il contadino, farmer, contrapporsi, to contrast, to run counter to, il degrado, decay, decline, la diffusione, spread, dissemination. L'estinzione, extinction, la fatica, toil, labor, la forzatura, forcing, twisting, il gusto, flavor, la legge, law, minacciato, threatened, minacciato, la nazione in via di sviluppo, developing country. Mamma mia, così lontano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parole per developing country, davvero. La nazione in via di sviluppo. Il prodotto alimentare, food product, il ricavato, proceeds, rintracciare, to track down, to find, il sapore, taste, il socio, member of organization. Il sostegno, support, sostenere, to support, sostegno. Queste parole molto importanti. Il sostegno e sostenere. Lo spero. Waste. Interesting. Allora, let's skip this part and jump right into the text that we have to read. Is there a picture? There's no picture, so we don't have to read there, we're just reading here. Ok, dagli anni della sua fondazione, Slow Food è cresciuto configurandosi come movimento internazionale a sostegno della cultura del cibo e del vino. Slow Food si contrappone quindi alla tendenza alla standardizzazione del gusto e difende la necessità di informazione da parte dei consumatori nel mondo. L'associazione è stata fondata dal luglio del 19.000, aspetta, come? 1986 da Carlo Petrini. Eletto presidente a Bra in Pietone. Nel tempo
Pellegrini ha dimostrato di essere leader carismatico e ambasciatore del movimento Slow Food per la diffusione di una nuova filosofia del gusto che coniuga piacere e conoscenza. Nel 1989 è stato creato a Parigi il movimento internazionale La Chiocciola, emblema della lentezza, scelta come simbolo perché è un animale piccolo e pudente, con un'innegabile vocazione cosmopolita. La chiocciola di Slow Food è una sorta di amuleto contro l'ossessione del mondo moderno, la velocità alla quale l'associazione propone una risposta d'avanguardia che è quella di andare lento. La rete degli associati di Slow Food è suddivisa in sedi locali che si chiamano Condotte in Italia e Convivia nel Mondo, che organizzano periodicamente cene a tema, degustazioni di cibi, vino e birra, presentazioni di libri a tema enogastronomico. Secondo me questa cosa è solo per i ricchi, ma in normale persone non c'è tempo fare cena lento. Quando lavoriamo, non c'è tanto tempo per bere. Dobbiamo mangiare e basta. Mangiare, dormire e vai al lavoro e basta. Non c'è tempo per tutti questi vino e cena. Forse una volta una settimana, sì, possibile, ma secondo me questo è molto elite. Proprio high society. Quindi per noi studenti o lavoratori in genere non è una cosa che c'è connessione con noi. Boh. Avanti. Quali sono le iniziative che hanno distinto Slow Food nella difesa dei prodotti alimentari? Nel 1996 è stata creata l'H del gusto, che ha permesso di rintracciare attraverso la costituzione di una commissione scientifica qui partecipano studiosi, ricercatori, giornalisti ed esperti. I prodotti di qualità minacciati dall'omologazione industriale, dalle regole della grande distribuzione, dalle leggi iperigieniste in Italia e nel mondo. È un'operazione co che continua nel tempo di catalogazione dei sapori perduti o in pericolo di estinzione, ma ancora vivi e con reali potenzialità produttive e commerciali. Oddio, è troppo difficile. Cibo e solidarietà. Come è possibile concretizzare tale espressione? Come diceva un grande poeta americano, mangiare è un atto agricolo.
Questo comporta il rispetto degli alimenti attraverso un'attenzione alla stagionalità, concetto che va contro ogni tipo di forzatura. Tutto questo fa parte integrante di un nuovo modo di concepire il cibo e permette di solidarizzare con il mondo agricolo sia vicino che quello lontano e meno fortunato. Slow Food ha poi messo in pratica attraverso il cibo esempi concreti di solidarietà. Penso al pranzo di Babette, dove grandi cuochi sono andati a cucinare all'interno di ospizi e case di cura, oppure alla tavole fraterne dove il ricavato delle cene organizzate con prodotti alimentari di nazioni in via di sviluppo finanziava progetti di collaborazione. Si parla molto di consumo responsabile. Come è possibile attuarlo? Attraverso il principio della moderazione, pur nel rispetto della qualità assoluta del cibo, l'abbondanza, lo spero, determinano scelte agricole che non sono rispettose del mondo contadino. Si deve attuare un cambio dei costumi tipici del gourmet classico, capolone ed egonna, ignorante della fatica esistente per riuscire a produrre quanto lui mangia. Un consumo consapevole valorizza anche le economie agricole locali, permettendo ai prodotti alimentari di risultare maggiormente apprezzati. Una rete mondiale di 80.000 soci nel nome del cibo di qualità. I soci Slow Food a livello mondiale sono circa 80.000. Tantissimo, 80.000, davvero? Sono attivi oltre 700 convivia in più di 50 paesi, comprese le 350 condotte in Italia, dove Slow Food conta circa 40.000 iscritti. Mamma mia! Sedi nazionali sono aperte in Germania, Svizzera, Stati Uniti e più recentemente in Francia, per un totale di circa 28.000 soci. Il legame tra i soci è garantito dal sito internet slowfood.it nella versione slowfood.com, che propone iniziative più importanti, e oltre a essere la finestra del movimento sul mondo, assicura un link diretto a tutti e per tutti associati. Il cuore del sito è Slow Web, cos'è? Testata quotidiana online con notizie e articoli curati da giornalisti ed esperti enogastronomici di tutto il mondo. Ogni associato riceve anche la rivista Slow Messaggero di Gusto e Cultura. Vediamo questo sito. C'è qualcosa di speciale? Slowfood.it. C'è un chiocciola. Adesso ho capito chiocciola, questo qua, chiocciola. Si chiama chiocciola in italiano, mamma mia. At. Ok, terra madre, salone del gusto,
2018, Slow Food è un'associazione internazionale non profit impegnata a ridare valore al cibo nel rispetto di persone, ambiente e tradizioni locali. Sostieni anche tu attività e progetti in Italia e nel mondo, diventa socio e rinnova la tua adesione. Ma cosa fai come un socio? Deve pagare o c'è qualcosa puoi fare insieme? Cucini o cosa? Aspetta, soci, vediamo cosa fai. Il bello di essere socio a tavola non ci invecchia, dice il proverbio. Dopo 30 anni passati a difendere il cibo vero e il piacere della condivisione, continuiamo a prenderci gusto. Per noi di Slow Food, la parola cibo ha il sapore della storia, delle tradizioni, dei diritti, ma soprattutto delle decisioni che prendiamo tutti i giorni, ogni volta che facciamo la spesa. Perché con le piccole scelte quotidiane possiamo dare il via a grandi cambiamenti. Allora, quindi incoraggio, come si dice, encourage, translate. We have seen this word yesterday, but I don't remember. So we look it up. Incoraggiare, incoraggia, incoraggia. Bene, questa società incoraggia la gente a comprare qualcosa più economic, come si dice? Environmental friendly e cucina piano piano a casa. Boh. Non vogliamo essere meri consumatori, agiamo con consapevolezza. Informandoci alimentiamo la nostra curiosità, 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 curioso, curiosità, così da scegliere il cibo che fa bene alla nostra salute e pensa al nostro pianeta. Esatto. Insieme possiamo farlo con gioia, a piacere, scoprendo le storie che si nascondono dietro una forma di formaggio, una bottiglia di vino, un buon pane. Quindi nessun cibo da fabbrica. Devi comprare qualcosa organico, salute, verde. Beh. E per i nostri soci le attenzioni non finiscono mai. Convenzioni. Abbiamo cercato partner ed enti vicini a noi che mettono a disposizione servizi per i soci Slow Food e per le occasioni speciali, piccoli eventi e manifestazioni sul territorio. I soci Slow Food possono avere diretto a sconti o agevolazioni. Aspetta, vediamo questo. Io sono molto curioso. Aspetta, sì. So for the members may be entitled to discount and facilities. Ok. I locali amici, ci sono tanti locali in cui puoi diventare socio Slow Food, avere diritto a un piccolo sconto e sentirti a casa. Bla bla bla. Regali Slow. Tutti gli articoli del nostro shop online hanno un prezzo speciale riservato ai nostri soci. Tantissime idee, regalo Slow per te e i tuoi cari. I libri di Slow Food Editore. Un catalogo ricchissimo che spazia dalla politica alla tradizione gastronomica del nostro paese e non solo. Scoprite quali sorprese abbiamo in serbo
i nostri soci. I grandi eventi di Slow Food durante Terra Madre, Saloni del Gusto, Slow Fish e Cheese. I nostri soci hanno la corsia preferenziale e appuntamenti studiati ad hoc. Slow Food è vicino a te ogni giorno. Va, va, va. Che socio Slow Food Giovane, socio Slow Food Sostenendo, da, da, da. Questo è per me, questo è il mio catalogo. 10 euro per mio tessera. Ok, devo pagare 10 euro, ma cosa? Cosa? Se c'è un shop negozio online, c'è scritto. Buona data, media centro, contare, trasparenza, dove siamo, buono a sapersi. Dove c'è shop? Ha detto c'è shop? Non ho visto. Boh. Vabbè, vediamo dove sono. Ecco dove siamo. Forse in vicino Veneto c'è. Selezione due regioni, ecco Veneto, c'è, ecco c'è Venezia, c'è Venezia, indirizzo Hotel Wildner, ma perché in hotel? Perché partner con business? Così non è non per profit, vabbè, chi lo sa, castello, va, va, va. Vediamo dove è. Allora, cerchiamo Hotel Wildner. Ristorante. Oh, aspetta, questo vicino a Cana Grande, vicino a Piazzale Roma. Aspetta, aspetta, fammi vedere il Google Map. Ah, sì, qua è vicino. Oddio, come si dice qui? Sì, Samaco, quello vaporetto, fermata, vaporetto, come si dice? Spo. Ok. Ok, questo. Più foto. Hotel. Bello, bello, bello. È bello dentro. Io non sono mai dentro qualsiasi hotel qua. Ok, basta. Oggi abbiamo studiato questo soci, questo slowfoodfood.it. Vediamo il sito internazionale. Forse c'è qualcosa più utile da leggere. Ecco, è uguale format. Sembra uguale. C'è in Cina, anche in Cina, mamma mia, davvero. Ok, c'è solo 100.000 members. 100.000 members. Aspetta. Ah, ok. Quindi non è tanto. Non è tanto. Belle foto. Posso fare foto per loro e mi pagano? Network. Slow food involves millions of people passionate about food, clean and fair food. A good clean and fair food. Our network of chefs, youth activists, farmers, fishers, experts, and academics is made up of a series of sub-networks. A network around 100,000 slow food members. The Terra Madre is so Italian. 2,000 food communities that practice small-scale and sustainable production of quality food around the world. The Slow Food Youth Network, Slow Food's youth arm, the University of Gastronomy Science, our indigenous Terra Madre network that connects with a diverse range of networks, communities, and organizations around the world. Do you learn something new from the page? Yes, I guess. Do you want to subscribe and iscrivere? Not now. And you can donate. Vediamo quanto può. Sì, poi. Do you want to save a biodiversity? Help us bring more products on board. 20
25, 50. What can you do if you donate 50? Help it mitigate global warming. Okay. And what happens at? Oh, single donation, monthly donation. Holy shit! It's full-fledged Patreon page. All right, that's it. Oh my god, it's been 25 minutes. All right, I'm gonna go off and see you next time.